In un anno speciale per Brescia, con Bergamo capitale della cultura 2023, i treni urbani della città si vestono di colori grazie agli street artist Maria Novella Rossi. Vivere l'arte nel quotidiano di città come Brescia, eletta insieme a Bergamo capitale della cultura 2023. Gli artisti contemporanei sono entrati nel tessuto urbano, trasformando i mezzi pubblici in luoghi di bellezza. Nel decennale dell'inaugurazione della metropolitana locale, i convogli ricoperti di colore acquistano una vita nuova e la trasmettono ai cittadini grazie all'intervento di street artist di fama internazionale come Dembski e Luca Font. Introdurre bellezza e arte negli spazi condivisi contribuisce a cambiare la percezione che le persone hanno di quegli spazi. Dal deposito di Via Magnolini di Brescia, destinato a diventare museo di arte pubblica e che attualmente ospita le opere murarie dei due artisti, partono due treni metropolitani decorati fino all'ultimo vagone. Hyperbot, opera di Dembski, e Connessioni, firmato da Luca Font. Convogli come tele in movimento, arricchiti di paesaggi immaginari, metafora del viaggio urbano per attraversare gli scorci più suggestivi della Leonessa d'Italia, coniugando arte contemporanea e mobilità sostenibile. Ed è tutto per questa edizione, prossimo TG2 alle 20:30. Buona serata.